Altro piccolo tema di riflessione, abbiamo già detto, il tempo come durata. Indubbiamente Morandi cerca, anche questa è sempre la variante, vedete? Sempre questi oggetti nella scatola spaziale. Qua per esempio si punta molto Morandi anche sul tema della orizzontalità, sì, che è quello contrapposto all'idea della verticalità delle bottiglie, sì, ma anche di alcune ruvidezze, come mi pare evidenziasse Brandi, che parlava di sgarbate nella fattura, alcune cose sgarbate nella fattura, magrezze, spessori improvvisi, tutto quasi ridotto a superficie piana. Sì. Ecco, torna nel 59, mi pare, a sottolineare la solitudine degli oggetti, questa dimensione, o la ripetizione per arrivare a questa sorta di orizzontalità, insomma. Ma infatti lui gioca, questo poi è cartesiano al massimo, sta tutto dentro proprio la scatola, eh? Sempre con qualcosa che ne esce, in questo caso questo barattolo bianco, quello là in fondo, ma ha sempre, tende a tenere, gioca sia sull'orizzontalità che sulla verticalità, cioè lui esamina, esplora continuamente, però appunto dopo la guerra, avendo trovato il suo linguaggio, e questo è il discorso per cui è difficile Morandi, dalla guerra in poi lui è praticamente guarda solo all'interno del sé, non ha più bisogno con le antenne di guardare gli altri linguaggi, ha trovato la sua strada, si potrebbe anche dire che unisce quel tanto di apollineo che noi li conosciamo, i colori, questa sorta di armonia classica di Morandi, in questo apollineo appunto fonde anche l'aspetto più dionisiaco, quello che all'inizio chiamavo il fuoco della vibrazione di questa pittura, cioè finalmente ha raggiunto un equilibrio fra i due elementi, mentre prima della guerra appunto ha momenti veramente diversi Morandi. E quindi, siccome dopo le variazioni sono tutte interne alla sua opera, è difficile appunto conoscere Morandi, perché uno può leggerle come quadri simili in fondo. Invece, come ben sappiamo, addirittura nello stesso anno ci sono delle variazioni, non parliamo poi nell'arco di 2 o 3 anni, ci sono variazioni enormi nella pittura morandiana. Quindi non si possono accostare i quadri perché sono nature morte uno vicino all'altro, non si può fare, si creano nessi, analogie, insomma bisogna entrare in sintonia con lui, eh? Altrimenti io mi rendo conto che Morandi possa apparire noioso, per cui dice, beh insomma in fondo fa sempre la stessa cosa. No, non è appunto monotono, non è affatto vero, ma bisogna riuscire a entrare in questa sintonia, insomma. Bene, comunque adesso cerchiamo di andare molto veloci perché è tardino, vi parlavo del tempo come durata e di nuovo vi ho portato un paesaggio di Grizzana, perché questo è del 40, questo è un paesaggio del 40, della collezione Gori di San Tommaso a Pistoia questo. Per Morandi si potrebbero usare, a me piace ricordare, queste parole di Cardarelli, quando in una poesia del 29, appunto, Il Sole a Picco, tratta da Sole a Picco di Vincenzo Cardarelli, che era suo amico, fra l'altro, Cardarelli scrive, amo i tempi fermi e le superfici chiare. Sembra Morandi, del momento. I tempi fermi, cioè quindi bloccare l'attimo, e le superfici chiare, quindi lo spazio ben definito, d'armonia pura, no? E appunto ho portato questa casa del Campiaro del 40, che essendo del 40 non è ancora così disperato e solitario come quelli del 43-44 che abbiamo visto prima, vabbè, però c'è questo rispecchiarsi fra terra e cielo, no? Con in mezzo l'opera dell'uomo praticamente. Insomma, comunque, quando questo, insomma, la diapositiva non è molto bella, ma quando lo si vede davvero, questo qui è un capolavoro. Fra l'altro è molto grande, un paesaggio molto grande di Morandi. Andiamo a vedere ancora. Ecco, sempre si parlava del tempo, vedete, fermare l'istante in questa pulizia assoluta. E beh, qui sono due note, Devo dire che molte volte io quando penso... Dunque Morandi non aveva un particolare interesse musicale, il suo interesse era soltanto pittorico-artistico, ma se devo avvicinarlo a un grande compositore penso più che altro a Bach, perché è questa continua ricerca di una variazione interna al proprio percorso. Ecco, questo è un altro dei grandissimi capolavori di Morandi, non so se si veda perché purtroppo si gioca proprio qui tra il grigio e il bianco. Ecco, io mi sono scritta questa frase che vi leggo così: nella realtà fenomenica egli cerca senz'altro la persistenza, la durata, ma anche il movimento interno, il flusso di un divenire in cui riflettere i propri cambiamenti, i suoi propri cambiamenti.
Quindi c'è sempre questa dialettica fra il desiderio di fermare l'attimo, di non solo di coglierlo, ma di bloccarlo, però anche poi il senso del divenire, le cose che cambiano, non c'è nulla da fare, e lui lo sente profondamente, ma è interno, appunto. Ecco, ancora sulla, vorrei concludere, vi faccio vedere ancora qualcosa perché è già tardino. Questo è un acquerello straordinario. Vedete, gli oggetti, ormai aveva ragione Fabrizio D'Amico quando dice larvali, queste presenze larvali, no? Vedete, pensate che per farvi così intendere pienamente la distanza che corre fra realtà e la sua realtà. Questa cosina qui davanti, con quei due piccoli segni neri, è un gheriglio di noce aperto. È una noce tagliata a metà, per cui si vede l'interno e crea appunto quel gioco. C'è ancora quel gheriglio, perché è vero che lui teneva tutto. Ma perché li teneva? Perché se un oggetto aveva veramente risposto alla sua esigenza espressiva, non lo cambiava più. Tutte le volte, appunto, come una lettera di un alfabeto, di un codice, tutte le volte che aveva bisogno di quella lettera ce l'aveva. L'aveva già trovata, la usava, molto semplicemente. Andiamo ancora. Ebbè, questo è 1963. Lo spazio, ecco qui, questo è un quadro del Museo Morandi, forse uno dei capolavori assoluti dell'artista, questo discorso appunto dello spazio come spazio aperto, ne parlavo anche prima quindi non mi dilungo, vedete anche nella cima, nella parte alta del bottiglione scuro, come la polvere, qui è chiarissimo, crea proprio il passaggio tra il dentro e il fuori. Io ricordo quando Jean Lemarie, che ho avuto la fortuna non solo di conoscere, ma è stato con noi nella mostra del centenario, in altre occasioni, parlava degli acquarelli di Morandi. Lui scrisse un bellissimo testo nel 68, uno dei pochissimi testi sull'acquarello morandiano, e parlava proprio di questa apertura dell'oggetto, possiamo tornare a quello di prima, l'apertura dell'oggetto allo spazio che lo circonda, e faceva un discorso sull'arte orientale. L'acquarello cinese giapponese. Morandi aveva diversi libri, secondo me glieli aveva regalati, non li aveva comprati lui, però aveva diversi libri appunto sia sulla calligrafia cinese, ma soprattutto sugli acquerelli, sì, dei monaci zen. Tanto che io al museo, se fossi rimasto un altro po', avevo già in mente di fare una mostra su questo Sengai, che è un monaco zen della fine del 7 e primi dell'8 in Giappone, straordinario. A Tokyo c'è una collezione dove ce ne sono tantissimi, molto belli. Ero già lì che stavo tramando per riuscire a fare questa mostra, perché in effetti sicuramente lui ha guardato cose di questo tipo. Lemarie parlava proprio, non che sia solo lui, ma insomma di una di quelle figure di ponte fra due culture, alla fine, negli ultimi anni. Si sa che lui vide delle carte cinesi nell'11 a Roma, però insomma non le ha poi mai seguite, sì, non trovi niente in casa sua di questo. I libri sì. Ecco, vi dicevo di questo appunto che apre allo spazio circostante, con quella bottiglietta, questa qui, qui si vede maluccio, ma è una bottiglia di scavo romana. E quindi ha tutte queste increspature, queste crepe, queste rotture, che a lui dovevano piacere moltissimo, perché riesce a chiudere lo stesso, no? Nella composizione, però c'è sempre questo scatto, questa possibilità di uscire. Io l'ho anche definito uno stato di sospensione, una sorta di precarietà latente. Morandi non è mai sereno, è dentro, cioè diciamo è uno che governa e controlla le proprie pulsioni, che è tutto un altro discorso. Ecco, anche questo è un quadro amatissimo, ma adesso sto andando. 1960, questo sta al Mart, anche questo è Giovanardi, proviene dalla collezione Giovanardi. Vedete la bottiglia bianca al centro, spartire lo spazio. Quando voi vedete questo dipinto, che è abbastanza grande, dal vero, vi rendete conto che è da questo bianco, come con un moto quasi circolare, che sprigionano tutti i colori. È proprio il bianco che butta fuori i tre colori, anche questa parvenza, questa larva, quella bottigliettina là, che pensate è una bottiglia di brillantina Linetti, semplicemente. Lui però, vedete, l'ha trasformata anche lì in un passaggio tra lo sfondo e il piano e gli oggetti stessi. Questo è un quadro straordinario, ma la cosa più importante è questa bottiglia bianca, che è proprio come un fuoco d'artificio, sprigiona tutti gli altri colori. E poi voglio concludere. No, ancora questo, vabbè, basta, questo qui è anche questo. Vedete poi le proporzioni, ora viene in avanti la prospettiva,
Lui quando vuole rispetta la prospettiva rinascimentale, quando non vuole la rompe completamente, seguendo le avanguardie d'inizio secolo naturalmente. Questo è l'ultimo, quello che è rimasto sul suo cavalletto al momento della morte. Notazione a me cara è quella che lui l'ha firmato. Cosa vuol dire questo? Lui sapeva che stava per morire, questo l'ha finito un mese prima della morte, non ne ha cominciato un altro. Non c'è l'incompiuto, finisce qui. Cioè lui ha detto questo lo porto a termine, dopodiché si è messo a letto. Si è messo a letto ed è morto. E poi però voglio finire con questi fiori, due piccoli fiori di Morandi che sono degli anni 50, perché a mio avviso i fiori sono proprio dei nodi di emozione per Morandi. Sapete, lui non li voleva vendere, li regalava. L'ha regalata a Longhi quando si è sposato, l'ha regalata a Bigongiari quando si è sposato, li usava come regali di nozze, naturalmente a persone giuste, a persone che potessero capire. E per lui erano veramente dei nodi di emozioni, quasi appunto questo senso del dono, no? Dell'offerta. Infatti ho chiesto a Jean Starobinski proprio un testo su questa cosa del dono, siccome lui aveva scritto questo libro a piene mani sul concetto di dono e di offerta, gli chiesi un testo sui fiori di Morandi. Così come Luzi ha fatto una poesia proprio su questi fiori, non su questo, su un altro di questi mazzetti, chiesto da me proprio così per il museo, e fece una poesia su queste fragilissime corolle di seta, perché i fiori di Morandi dal 44 in poi non sono più fiori naturali, veri, ma sono fiori, sono corolle di seta, perché non si muovono anche quelle, non cambiano, non mutano, sono perenni, e quindi lui li può riprendere come crede, come vuole, e specchiarsi. E ancora vedete questo vaso così, tutto chiuso al centro. E le corolle a un certo punto diventano quasi come i meandri di un cervello umano, no? Tutto chiuso al centro, tutto contratto e respira. E respira in questo spazio di silenzio. Grazie. Grazie a Marilena. Chiederei al pubblico se qualcuno vuole intervenire con domande veloci, secche, in modo che Marilena abbia tutto il tempo per rispondere. Marilena, te ne faccio una io. Non ci hai mai parlato del rapporto con Ardengo Soffici, che è stato molto importante per Morandi. Sì. Forse, scusa, una cosa maliziosa. Forse perché Ardengo Soffici avrebbe ricondotto troppo Morandi alla dimensione, diciamo, avanguardistica novecentesca. Ecco, ma Ardengo Soffici sappiamo che è quello che gli ha permesso anche, sì, di conoscere tutto. Infatti. Ma Morandi era... come dire, aveva un grande rispetto per Soffici. Si sa che loro si sono conosciuti personalmente solo nel 28, quindi Soffici era anche più vecchio naturalmente, tardi, però Morandi, ci sono le lettere, lo va a trovare a Poggio a Caiano, no? E poi torna a Bologna e gli manda una lettera in cui gli esprime appunto quasi la sua devozione, no? Proprio veramente un'ammirazione profonda. Perché? Perché appunto Soffici aveva portato in Italia con i suoi articoli sulla voce le cose degli impressionisti, comunque delle avanguardie, non solo, delle avanguardie francesi soprattutto. E quindi Morandi dice che Soffici è stato il suo primo tramite nei confronti della pittura francese, lo scrive tranquillamente, e gli dimostra questo affetto, veramente una devozione, tanto che gli regala anche già nel 29 gli regala una natura morta Morandi a Soffici. Poi naturalmente restano in contatto, si danno del tu, perché Morandi si dava del tu soltanto con alcuni pittori amici d'accademia, o comunque amici dei primi anni, se non d'accademia. Si dava del tu con Manzù, con Maccari, con Manzù no, perché si sono conosciuti dopo, con Maccari. Si dava del tu, no, De Pisi si dava del lei. De Pisi gli dava del tu, lui gli dava del lei. E per esempio, non so, con Brandi, con Longhi, sempre si davano del lei, assolutamente. Da del tu a Giuseppe Raimondi, ma erano amici fin dal 18, fin da ragazzi. E con Soffici si danno del tu. Rosai si davano, cioè è una consonanza di lavoro, la complicità del lavoro, no? Sono tutti pittori. Quindi dopo rimangono in rapporto, però è un rapporto, anche Soffici naturalmente parla bene di Morandi, insomma si dimostra disponibile, ma non è più un rapporto sulla loro pittura, cioè non c'è un gran rapporto, proprio di lavoro diciamo. Un rapporto di lavoro Morandi l'ha avuto dal 29 al 32 con Luigi Bartolini per l'incisione.
Addirittura c'erano delle lettere bellissime, sono andate perdute perché non si sa più dove siano. Gli mandava, si scrivevano in continuazione e Morandi gli mandava i disegnini delle sue incisioni. Cosa che non fa mai, non farebbe per nessuno Morandi. In quel momento c'era proprio un sodalizio professionale con Bartolini che si è rotto con liti clamorose, veramente poi Morandi stava zitto. Bartolini invece che era un polemista, con la quadriennale del 39, lì è stato un disastro. Bartolini ha cominciato a dire pittura per signore, piccolo borghesi, da salotto con i bicchierini di rosolio, insomma tutte robe così, quindi dopo è stata la rottura totale. Morandi mi pare di aver colto che aveva sempre rapporti socialmente molto alti, da Raimondi a tutte le persone, a Carlo Alberto della Ragione, Iesi, cioè non è mai sbagliato uno. Non è mai sbagliato uno, ecco. Com'è possibile? Diciamo, perché lui ha un avvio, diciamo, Bacchelli, va bene, lui era amico del fratello, fanno la prima mostra futurista, mi pare, all'Hotel Baglioni, sì. Poi da Sprovieri a Roma, una di una notte e l'altra invece con un tempo, diciamo, abbastanza lungo. Ecco, però Bacchelli era giustificato come presenza, ma adesso ho scoperto da te anche Biagio Marin, sì. Diciamo, il padre di Claudio Magris, diciamo, no? E quindi sono sorpreso che tutte le tessere, cioè, si riconducevano in un mosaico in cui sembrava tutto legarsi. E io ricordo di aver visto molti anni fa in una mostra a Bologna, non mi ricordo che mostra fosse, però tutta una serie di lettere di Cesare Brandi in cui elemosinava dei piccoli quadri da Morandi. Quindi erano rapporti anche difficili da sostenere. Sì, perché lui aveva questa... Insomma, lui diceva sempre, una delle sue frasi più classiche, ma questo è vero, no? Perché poi a Bologna raccontano tanti episodi più o meno sciocchi, no, che mi lasciassero in pace. Cioè lui voleva lavorare, punto. Allora, no, lui per esempio stimava moltissimo Brandi, Longhi, così, però in realtà non voleva essere disturbato. E se uno legge le lettere tra Brandi e Raimondi, Giuseppe Raimondi, che era appunto il migliore amico per tanti anni di Morandi, Brandi e Raimondi si dicono, insomma, Morandi poi è una borsa, diciamo noi a Bologna, cioè è una pizza, è pesante, non so come dire, perché non voleva mai concedere nulla, neanche a loro due. Lo invitano, lui non ci va, insomma è un continuo sta storia, per cui anche Brandi aveva, era anche più giovane, aveva 16 anni di meno rispetto a Morandi, aveva una sorta di soggezione nei confronti di Morandi. L'unico che non ce l'ha, che lo tratta sempre molto così, è Lamberto Vitali. Lamberto Vitali ha un piglio diverso, un problema caratteriale, addirittura in quel caso è Morandi che è abbastanza teme Vitali, si capisce, ma tutti gli altri lo accostano quasi con appunto venerazione, Arcangeli ha 25 anni meno di Morandi, perché è del 15 Arcangeli. E lo vede, quando lui è in quelle pagine appunto sugli anni di guerra, che sono bellissime, della monografia di Arcangeli, e dice, noi lo vedevamo come un faro là sulla montagna che illuminava, dava speranza, illuminava la vita di tutti i giorni. Non bisogna dimenticare che per quella generazione, ma anche i milanesi, anche i romani, non so, Afro, Mirko, Scialoia, hanno cominciato guardando Morandi. Ma non solo da un punto di vista pittorico, artistico, da un punto di vista etico, l'etica del lavoro, l'etica della pittura. E così a Milano, quelli di corrente, quindi non erano tipini tanto leggeri, erano personaggi abbastanza, insomma, anche robusti, così. E Morandi aveva, ma per un certo periodo ha avuto anche questa funzione nei confronti dei... Corrente, volevo dire la scuola romana, ma fai senza dubbio, guardato Morandi. Melli, poi lì c'erano tutti i tramiti, poi Longhi, Melli erano tramiti con la scuola romana, ma senza dubbio ha guardato Morandi, ma anche proprio come comportamento, non solo come opera. E scusa, un'ultima domanda, perché c'è sempre stata questa sorta di fatica nell'ammettere le discendenze morandiane dal Caravaggio? Tu dici viene a Roma, però viene a Roma, guarda Caravaggio e conosce la cena in Emmaus, il pane lasciato nella versione londinese, ecco, ma guarda, vedo un attimo questa Fiori,
anche a Chamsutin, cioè guarda Renoir, guarda Renoir, cioè, ecco, Renoir. Eh? Renoir. Ecco. Renoir lo ammetteva per i fiori, per i fiori. Perché ho trovato sempre molta resistenza a dichiarare, a esplicitare questo, diciamo, questo guardare alle orme di altri, no? Viene ammesso solo Rousseau il Doganier. Rousseau il Doganier, a parte Cézanne, però lo ammettono tutti. C'è poi un particolare fiore in cui questo fiore così, esploso quasi, no? Ecco, però invece ci sono tante le cose setacciate da Morandi, no? Su cui non è solo Masaccio, Giotto, la costruzione More geometrico di Paolo Uccello, ci sono tutta una serie di... Ma lui accettava questo discorso se glielo faceva una persona, diciamo, importante, che lui stimava molto, come Roberto Longhi. Roberto Longhi nel 1945, in quel famoso testo che citava anche Fabrizio D'Amico, stila l'elenco degli amori di Morandi e ci mette 12-13 nomi, e c'è Piero della Francesca, arriva Giovanni Bellini, insomma, e arriva fino appunto a Cézanne, Corot, perché... c'è tutto un discorso, per esempio sui disegni e sugli acquerelli c'è Serà, ci sono i disegni di Serà che sono importantissimi. Io però per esempio tutti, quindi lui non amava dirlo in prima persona, sicuro, lo lasciava dire a quelli che stimava di più, lo lasciava dire. Uno dei rapporti che invece ha sempre detto no, non è vero, è con Derain. André Derain lui proprio non lo voleva sentire, invece ci sono alcuni, ce n'è uno in particolare, Il ritratto della sorella del 12-13, che è Derain, insomma. Non l'ha mai voluto ammettere, cioè che non gli piaceva quello lì. Però per il resto, e poi soprattutto invece tutti sono concordi nel dire che lui era uno straordinario occhio per la pittura, cioè lo stesso Longhi, ognuno così, gli portavano a casa dei quadri da attribuire, diciamo, di cui dovevano fare espertise, eccetera, e chiedevano il parere suo, perché lui aveva una cultura pittorica sterminata. Infatti anche la bottiglietta, cioè nell'ultima cosa che ci ha fatto vedere, quella della brillantina Linetti, a Torciglione, poi in realtà è un pezzo tra Beato Angelico e Domenico Veneziano, in fondo, è uno spezzone di roccia, no? delle predelle. Sì, come Lussi cita le Tebaidi, questa tua riflessione è giustissima, insomma, è proprio... no, aveva tanti, la biblioteca di Morandi è bella. Solo di pittura e incisione, naturalmente, moltissimo sull'incisione. Per l'incisione lui è stato un autodidatta, perché quando lui ha studiato all'Accademia, dall'8 al 13, non c'era la cattedra di incisione a Bologna, da nessuna parte, poi non solo a Bologna, cioè non c'era nelle regie accademie, e quindi lui ha studiato. Io l'ho chiesto anche a sua sorella, dico, ma come faceva, perché uno non può nascere maestro, cioè non... infatti le prime sono più semplici, le prime incisioni, e lei mi diceva che lui andava all'archiginnasio, alla biblioteca dell'archiginnasio, e guardava Rembrandt, sfogliava in continuazione libroni soprattutto di Rembrandt, che era proprio la sua passione. A proposito delle incisioni, ricordo che nel catalogo della mostra curata, come il catalogo della Bandera, Maria Cristina Bandera, c'è un testo molto bello di Longhi, tutto dedicato alle incisioni nella versione completa, è uno strumento molto utile, io non lo conoscevo, però insomma mi pare... E si inaugura il 9 giugno la mostra qui alla calcografia? Cioè fra pochi giorni, infatti è importante questa mostra, è da vedere assolutamente, con anche le lastre, no? Con tutte le lastre, esatto. Se non ci sono domande, ringraziamo Marilena Pasquale, veramente straordinaria questa serata, senza paludamenti accademici, di grande piacevolezza. Grazie a voi e grazie a tutti quanti.